metodo veloce per pulire il topinambur. Ci dobbiamo procurare una spazzola abbastanza dura, in modo che riusciamo a pulire i residui di terra attorno attorno, anziché stare lì a grattare. La cosa è, ci vuole molto tempo col coltello, perché col pelapatate ne va via più di metà, quindi di solito si fa con un coltello, si grattugia via. È sufficiente rompere tutti questi pezzettini per poter accedere bene a tutti i punti inaccessibili alla spazzola, poi togliere parti rovinate o guaste. Le vedrete, ha un colore leggermente marroncino, le toglierete. Se vedete che siete ancora impediti nella pulizia, togliete ancora qualche uno di questi piccoli globi che lo fanno assomigliare alla radice dello zenzero. Preventivamente abbiamo messo dell'acqua bollente presa direttamente dal boiler, potete, io l'ho scaldato con microonde per 4 minuti, però potete prenderla dal boiler, e andiamo a fare questa operazione nell'acqua, questa semplice acqua, facciamo questo lavoro, puliamo bene. Questa spazzola deve essere abbastanza dura, abbastanza dura. Togliamo tutta la terra. Risciacquiamo più volte. E comunque rimane un po' di fondo leggermente grigiastro, marroncino. E noi per schiarirlo usiamo del limone, semplice limone, che poi vedete sono due limoni, anzi un limone, è stato spremuto completamente qui dentro nell'acqua bollente, bollente perché ha più effetto, qualsiasi acido o anche la soda che è basica, ha una reazione accelerata quando l'acqua è calda o bollente. Bollente non lo facciamo, se no andremo a sbollentare. Allora, come vedete, qualcuno di questi che è stato messo già da un po' già ha cambiato colore, è diventato più chiaro rispetto a questo. Dopo un'oretta, un'oretta e mezza, potete tranquillamente o affettarlo la radice, o affettarla e fare tante piccole fettine da 2 mm per fare il topinambur trifolato. Oppure potete fare tante pallette di questa dimensione tagliando anche le radici più grandi e le cucinerete sul fuoco, su una padella, come delle patate, aggiungendoci magari, a chi piace, noce moscata, o origano e o rosmarino, per insaporire un po', perché ha un sapore non tanto usuale rispetto ai sapori mediterranei ai quali siamo abituati. Dicono che ricorda il carciofo, ma non proprio, forse un incrocio tra il carciofo e la radice della cicoria come sapore, però un sapore un po' non molto appetibile, però è un tubero pieno di moltissime proprietà e andrebbero sfruttate. Ecco qua, tutto qua. Questo, una volta passata un'oretta, 2 orette, che l'acido citrico contenuto nel limone faccia effetto, voi potete poi procedere e avrete un prodotto pulitissimo, molto pulito, anche perché l'acido citrico è anche un disinfettante.